La Lega crescerà in queste quattro regioni. L'Italia dei Valori, a differenza Lega, rappresenta tutto il territorio, da Pantelleria a Mondovì. Quindi, voglio dire, è anche noi, stiamo facendo il nostro lavoro e non temiamo certamente la Lega. La verità è una sola, che questa Lega è più centralista dei partiti. Questa Lega è il secondo bluff della storia, non la Lega, non i cittadini che votano Lega, ma questa classe dirigente, che in realtà ai cittadini, che cosa sta dando? Perché del governo Berlusconi fa parte pure la Lega. E allora, se il governo Berlusconi nulla dà per le piccole e medie imprese del Veneto, che cosa dà di più la Lega? Nulla, perché è la stessa che ha il governo. Se il governo Berlusconi nulla dà in termini di occupazione e lavoro e di ammortizzatore sociale alle tante fabbriche che stanno chiudendo nel profondo nord, e anche la Lega la colpa, di chi è la colpa? Questa Lega sta giocando su due fronti, vuol far finta che sta all'opposizione, ma invece dobbiamo ricordargli che sta al governo e che il fallimento delle politiche economiche di questo governo è anche colpa della Lega e della sua ingordigia, perché poi la classe dirigente della Lega va lì tutti con 3-4 incarichi, uno è ministro e vuole fare il sindaco, per esempio Castelli, un altro è Zaia, vuole fare il governatore e vuole rimanere ministro, Zaia come si chiama, e così via. Intendo dire, queste persone sono persone che in questo momento, di cui in questo momento i cittadini che hanno votato Lega dovrebbero aprire gli occhi, non nulla, neanche il federalismo, perché di quale federalismo ha portato? L'unica cosa che hanno fatto togliere i soldi dell'ICI anche alle quinte, alle sesta, alle ventesime case, in modo che adesso i comuni non hanno i soldi, neanche quelli del nord, per pagare i bus per portare a scuola i bambini o per fare l'assistenza agli anziani. Si sono fatti sfilare via l'operazione all'Italia Malpensa con un indotto di decine e decine di migliaia di posti di lavoro. Ci sono migliaia di aziende che chiudono tutti i giorni, si ammazzano pure gli imprenditori al nord. Allora, la Lega non è fuori da questa irresponsabilità governativa, e per questa è la ragione per cui noi diciamo che è più vicina all'Italia dei Valori, ai bisogni dei cittadini del nord, che la Lega.